Ciao a tutti, buongiorno. Alessandro, storia di mieli. È arrivato l'autunno e mi sono accorto 2-3 giorni fa che avevo ancora un sacco di melari da raccogliere e perciò adesso 2-3 giorni farò la corsa a raccogliere gli ultimi melari, che non sono pochi, sono rimasti. Questi per esempio, in questa bella postazione in collina, in alta collina, dove era stato raccolto il nostro squisito miele di castagno, sono da raccogliere. Oggi sto, come vedete, ho iniziato con la apiscampatura, con l'apiscampo, in maniera da raccoglierli gradualmente, piano piano, senza disturbare troppo le ali, le api. Tornerò fra un giorno o due a raccoglierli vuoti. E in questi probabilmente ci sarà un po' di miele di edera squisito, che però non so se riuscirò a smielarlo e invasettarlo. È qualcosa che negli ultimi anni sono riuscito a fare diverse volte, l'anno scorso anche, quest'anno però impegni di vita, di famiglia, di scuola mi hanno fatto un po' trascurare questo aspetto e vedremo. Comunque qualcuno è un po' pieno, ma vedremo. Le famiglie comunque le avevo controllate qualche giorno fa, una settimana o due fa, erano belle cariche di scorte, appunto di miele di edera in gran parte, un sacco di api, stavano bene, bella covata, e adesso comunque comincia l'autunno, cominciano a rallentare, stare assieme, doversi scaldare, è sempre più importante controllare che abbiano tante scorte. Ebbene dai, in altre piare avremo da raccogliere melari che probabilmente avranno un po' di miele di medica o gli ultimi gocci di girasole che ci sono stati in pianura. Però procediamo, dai, vedremo il laboratorio poi la prossima settimana. Intanto qua vedete la scorta di apiscampo, anche quelli piccolini per i nuclei, che anche loro cerchiamo di liberarli, di raccogliere il melario e lasciare le api più tranquille possibile, disturbarle il meno possibile. Che sole, oggi c'è un sole stupendo, c'è anche vento, sarebbe stupendo andare al mare, ma a lavorare, dai. Ciao a tutti, buona giornata, buon fine settimana. Alessandro, Store di Mieli.